Venditalia 2022 continua. Ci troviamo allo stand della Nutis SRL, la torrefazione napoletana cresciuta tantissimo negli ultimi anni, anche e soprattutto per i nuovi sistemi applicati alla vendita. Siamo in compagnia di Gianni Iovine, l'amministratore dell'azienda. Gianni, dopo 4 anni, ben 4 anni dall'ultimo Venditalia, bentornato dinanzi ai microfoni di VendingTV.it. Bentornato a te, Fabio. E allora Gianni, io ho parlato di nuovi sistemi, in realtà voi avete fatto in questi 4 anni tantissimi passi avanti. Avete realizzato certamente di nuovi prodotti, dei nuovi sistemi inseriti nel vostro pacchetto da offrire ai gestori. È nata la divisione per la produzione delle macchine. Da dove cominciamo? Vabbè, incominciamo da 4 anni fa, dove abbiamo presentato la compatibile Bialetti, che ci ha dato l'opportunità di farci conoscere un po' al grandissimo mondo dei negozi specializzati, che è praticamente il segmento di mercato nel quale noi ci confrontiamo. Dopodiché se ne sono arrivati tanti, è arrivata la Iper Espresso e tantissimi altri. Questo ci ha consentito di non solo farci conoscere, ma in alcuni segmenti anche di farci affermare come realtà del segmento, anche se nel nostro piccolo spazio. E niente, poi successivamente ci siamo concentrati sul marketing, perché una volta individuati quali prodotti potevano interessare al mercato, abbiamo fatto un punto su come farli arrivare al consumatore finale, quindi creando tutto un sistema di vendita particolare che consente di premiare il cliente finale, la donna in modo particolare, che noi guardiamo come nostro punto d'arrivo, quindi il nostro buyer di riferimento. Successivamente l'esigenza, producendo noi un software, anche di un hardware, sempre mio pallino la macchina del caffè, grazie anche a un incontro con i responsabili marketing di Tonino Lamborghini, che mi hanno dato una spinta in più, è nata Officina Italiana. Con questo progetto iniziamo la produzione di questi apparati, di queste macchine da caffè. In modo particolare abbiamo studiato insieme al loro team marketing una macchina di design innovativo per un progetto molto molto interessante, italiano ma anche mondiale, diciamo, colpendo così gli estimatori del famoso toro. Ecco, noi mentre tu ne parlavi guardavamo proprio questa macchina con tante facce e sfaccettature a 360 gradi. È una macchina davvero unica, perché ha una serie di particolarità e un design elegantissimo, ma non è l'unica della produzione dell'Officina del Caffè, che nel frattempo ha sfornato un altro grandissimo successo annunciato, la macchina Barbie. Perfetto, allora volevo restare un attimo sul discorso Lamborghini. Le sfaccettature, giusto, mi piace sottolineare questa cosa, rappresentano un po' le sfaccettature di un diamante, che è proprio un live motive della Tonino Lamborghini, quindi ricorda un po' le sfaccettature del diamante, quindi qualcosa di prezioso, qualcosa di importante. In merito al discorso Barbie, sì, per quello che può essere il nostro mercato poi diretto di riferimento, e immaginando poi a un consumatore medio di caffè, che può essere un potenziale acquirente di macchine da caffè, abbiamo pensato di ottimizzare tutto in una macchinetta che si chiama Barbie,
che sta per diminutivo di Barbaro, in modo che si potesse concentrare qualità, quindi materiali tutti acciaio, alluminio, eccetera, eccetera, praticità, perché il consumatore finale, quindi la massaia, la casalinga, l'utilizzatore riesce a gestirla, pulirla, sistemarla in modo ottimale, e poi anche in caso di manutenzione, di rotture, di qualsiasi voglia problema, un modo di diciamo una riparabilità semplice e immediata, intuitiva. E niente, siamo riusciti a portare questo prodottino di nicchia, ma che comunque fa gola al rivenditore, al gestore. Mica poco, insomma, per aver raccontato appunto ciò che è successo, diciamo anche in modo parziale, in questi 4 anni. Avete realizzato anche la rete di negozi che continuano le aperture non solo in Italia ma anche all'estero. Ne parleremo ancora, ne parleremo tanto, perché siete in pieno sviluppo. E allora Gianni, per chiunque sia dall'altra parte e desideri entrare in contatto con voi per ricevere maggiori informazioni, qual è l'indirizzo di posta elettronica che possiamo fornire loro per potervi scrivere? L'indirizzo diretto è info@caffebarbaro.it oppure info@nutis.it. Grazie dunque per il prezioso contributo, noi continuiamo il nostro itinerario all'interno degli stand di Venditalia, siamo nell'edizione 2022 e allora Gianni ancora, grazie. Grazie a te Fabio, grazie sempre.